L'Italia non sta andando bene, questo governo ha raccolto grandissime aspettative, grandissime speranze, tantissima voglia di giustizia, ma sta facendo esattamente l'opposto nelle sue politiche, negli atti che compie, e quello che si sta rivelando è che la cultura dell'odio non crea lavoro, non crea prospettive. Io credo che la destra italiana vuole picconare l'Europa, vuole colpire questa dimensione intergovernativa che credo che invece sia l'unica speranza per i paesi europei, i cittadini europei, di resistere ai processi della globalizzazione. È un interesse di Donald Trump o di Putin o della grande potenza cinese distruggere l'Europa, non può essere un obiettivo di una leadership italiana. Loro la vogliono picconare, noi però la dobbiamo cambiare e ridare all'Europa una missione che rimetta al centro lo sviluppo, la crescita, e quindi sia più politica, abbia una sua politica economica più forte, una sua politica fiscale, che sia più in grado di difendere i cittadini europei. E quindi sarà una bella sfida tra chi la vuole distruggere per interessi di parte e chi la vuole rifondare per difendere i cittadini, perché quella di salvare l'Europa è una battaglia che riguarda una parte importante del paese. Sarà il primo atto di questo nuovo PD, più aperto, più disponibile, più in grado di costruire intorno a sé delle alleanze e soprattutto di ritornare a vincere, che è la grande scommessa che abbiamo tutti. E penso che questo obiettivo sia perseguibile anche attraverso un congresso partecipato. Ma sempre con lo stesso logo? Ma io penso che il tema dei nomi e dei simboli lo si definisce alla fine di un processo politico. Io questo l'ho detto chiaramente, io ho parlato della necessità di costruire una nuova piattaforma politica in uno spirito aperto, di aggregare forze le più diverse e poi insieme, ovviamente dopo il congresso, decideremo le forme attraverso le quali questa novità si proporrà ai cittadini. E mi fa piacere che questo sasso gettato nello stagno sta facendo discutere. Se pensiamo che qualche settimana fa la discussione era il PD è inutile, vedo che oggi siamo ritornati al centro della ricostruzione possibile di un'alternativa, che è possibile solo se facciamo una cosa, se cambiamo. Se cambiamo e apriamo una nuova stagione. Io non voglio riaprire polemiche contro qualcuno, a me interessa riproporre all'Italia una nuova possibilità, perché sono convinto che l'Italia merita di più di quello che sta vivendo. Basta con questa storia dei sovranismi, dell'idea che possiamo dividerci da qualcuno, sembra quasi il racconto di un ritorno del Medioevo, quando c'erano i marchesati. No, questa è una grande potenza mondiale, deve voltare pagina, deve rimettere al centro crescita ed equità, e questo in questo momento lo può fare solo una grande forza politica che cambia, che diventa più unita e più unitaria soprattutto. No, l'inventore del logo ha detto che non sarebbe dispiaciuto se lo rottamaste. Lei che cosa ne pensa? Ha detto che non vota neanche parliamo più il PD. E parliamo di programmi. Buongiorno. Ciao.